Giuseppe, lo chef della trattoria della Buffa Giaveno, insieme al gelato alla cipolla abbiamo degustato le cipolle ripiene. Una piccola ricetta? Allora, si fa bollire l'acqua e si mettono le cipolle poi a sbollentare, si ricava il ripieno della cipolla per poi tritarlo insieme alla salsiccia, agli amaretti, il pane raffermo nel latte e un po' di parmigiano e le uova. E la saporita, e, proprio, l'hanno messa proprio nel disciplinare, questa saporita va proprio messa e poi si fa sgratinare in forno a 180 gradi per una decina di minuti, un quarto d'ora e poi la cipolla è pronta. Cucinare con prodotti bio, come abbiamo visto presentare oggi, dà un valore aggiunto? Sì, certamente. Partire già da un prodotto molto valido aiuta sicuramente molto. E quando uno parte già da un buon prodotto, il risultato è sicuramente sicuro, ecco.